Allora, Vabbè, vabbè, aspetta, puoi spiegarci aspetta, qui Wolf. lo facciamo vedere. Vabbè. Ragazzi, qui Stefan Kraus e oggi siamo qui con un nuovo gameplay su glielo diciamo che l'abbiamo già detto GTA 5, no, non lo sapevo che l'avevate già avviato. Buongiorno signori, yeeey! Sì, ma avete capito, gioca Stefan Kraus. Io sono purtroppo una bitch, che fuck you sia. Ragazzi, purtroppo questo qua sarà il peggior gameplay mai visto. Porca troia! Tutto, ma fai io proprio insensibile. Esatto, no? Sarà veramente privo di alcun Mi senso, oltre che di intelligenza, farà schifo in tutti i sensi. Ma che cazzo? In gameplay. Guardate, guardate. Che c'è? Ma che dai? Che ho fatto? Prima. Cioè, sei stupido. Infiliamo sulla lince. C'è qualcuno. Aspettate. Scusi, signore. Cogiuda. Ma dai. Sei morto. Che bello. Oddio. Sì, ragazzi, ogni tanto succede. Normale. Shut the fuck up, baby. Su e giù. Comunque, facciamo ricerca in internet su qualcosa. Tipo, non ci ho sbatti. Una ricerca su non ci ho sbatti. Non... ciò... No, aspetta. Sbatti. No. Via delle piastre. Oddio, c'è un tipo in via. Io mi accoppo, mi lo ammazzo. Cos'è? Oh, la lince! No, che lince? È un cervo! Lo stampetto cervo! Mamma mia, signori! Cazzo! Come cazzo ho fatto a esplodere la macchina? Ah, sì, purtroppo. C'è una macchina esplode, se qualcuno mi caga, per favore. No. No, ok, perfetto. Allora, ragazzi, siamo solo io e voi. Perfetto, ricominciamo. Allora, aspettate, ragazzi, siamo qua. In un... Stanno combattendo per un mouse, rendetevi conto come siamo messi. Sto giocando GTA 5 con le cuffie del game. Mi sento figo, vai così. Allora, vediamo un attimo su Yahoo Answer. No, ragazzi. No. Vediamo, ragazzi, cosa dicono quelli di Yahoo Answer. Dai, basta ragazzi, basta. Prima che dopo fanno casino perché... Vinci a volte internet. Eccoli, vabbè. Eccoli, i miei eroi! Che stai facendo? Oh, ma che cazzo fai? Vaffanculo. Vaffanculo, aspetta, questo è tutto. Ambici. Oh, mamma mia, signori, mamma mia. Poverino morto. Soffri le pene dell'inferno. Beh, c'è, ma c'è che qualcosa su Yahoo Answer? Ciao. Yahoo. Aspetta. Guardate il mio backflip. C'è anche Yahoo Answer su Yahoo Answer. Allora, aspetta, sì, vabbè. Probabilmente Yahoo. Ragazzi, andiamo intanto non siamo ragazzi, su ragazzi, io direi di andare a piedi fino a Los Santos. Vai così. Bravo, corri. Vai, ci sta. Ehi, signore, scusi. Ciao. Ma dai, povero. No. Mamma mia, un'altra volta. Signori. Oddio, stanno rivivendo qualcuno. Ah no, giusto, devi fare qua, non lì. Cosa stavi cercando? Yahoo Answer. Yahoo Answer. Mi nascondi in un pezzo di erba. Cerca Yahoo Answer. Aspettate, eh. Come si una Yahoo Answer? Niente, anch'io una Yahoo Answer. Uso una Yahoo Answer, aiuto una Yahoo Answer. Ho chiesto veramente dei geni quelli che hanno fatto tutto il tuo Yahoo. Ragazzi, stupida, ma aspetta, oh raga, dovete vedere quelli che stanno facendo. Sì, si dovrebbe essere nascosto, però. Che me l'hai finito? Yahoo, come si chiama? Ha fatto Yahoo Answer? Cos'è Yahoo Answer? Oh cazzo, sto venendo qua. Vabbè, io prendo Yahoo... un'arma per sicuro. Cos'è Yahoo Answer? Lasciamo stare. Oh cazzo, via. Non verranno qua dentro. Cazzo, mi hanno beccato, mi sa. Ma vuole più informazioni, non può registrarsi perché il padre ha controllo. Ah.
No, tre sta camperando. Per forza. Ragazzi, soffrite puttane. Guarda che tu hai la come Trevor. Come cazzo fanno? Mi uscì la pompa. Sono overpower questi, Gesù Christ. Vabbè, no, dai. Allora, cerchiamo. Far crash, sto cercando un modo di far crashare il Softonic. Ma c'è su Softonic. Dove basta, ragazzi, io direi di andare a fare casino allo Santos. Scusa, cambia personaggio, vai uno che sei. No, però non è detto. Schiaccio qui. Windows 8 quando crasha fa il simpatico. Con Windows 8 arriva anche una nuova blue screen of the earth, la schermata blu di crash del sistema. Questa volta Microsoft lo risente simpatica. Quante volte avete imprecato di fronte alla schermata blu di Windows cercando di capire cosa è successo e perché tutto si è bloccato, perdendo magari anche parte del lavoro svolto? Tutto. Fino ad oggi la schermata recitava qualcosa incomprensibile, elencando una serie di problemi con poca chiarezza. Ad esempio, System Server Exception, Technical yo Information baby. Stop e la sigla. Io. Con sì. Windows 8 però cambia tutto, e anche se si spera sempre avere un sistema più stabile dei precedenti, così, no. Fratello. Microsoft ha scelto un approccio così più amichevole. Mi piace, io, yeah, si blocca il computer e devi riavviare tutto? Ti avvisa una bella faccina sorridente che spiega che il computer non può fare niente per il suo problema ad essere riavviato. L'utente non saprà mai i motivi del reboot, ma almeno non perde tempo a cercare quelle sigle incomprensibili che sono uscite fino ad oggi. Magari di fronte a faccina triste si commuove in precampo meno. Mi sembra giusto che sia più simpatica, dato il numero di volte che ci tocca vederlo. Vai così, mio! Sembra giusto. Potevamo metterci un tot di barzellette caricate random ogni volta che Windows si pianta, così da ogni crash ti facevi due risate. Vai, facciamoci un po' di tiro. No, prova a cadere da qua. Aspetta. Vabbè, si mette. A me non è mai crashato niente, anzi no, una volta sì, mi era esplosa la scheda video. No, ma è normale, ragazzi. No, aspetta, fa crashare Windows 8, vediamo se esiste su un'enciclopedia. Credo proprio di sì. Manuale. Ah sì, no. Non c'è. Comparazione tra Microsoft e Windows. Allora, qualcosa tra Microsoft Windows e Linux. Qualcosa di... Sì, ma su è Wikipedia. Wikipedia. Tanto ci pensiamo a fare il servizio all'enciclopedia. Confronto tra sistemi operativi basati su Microsoft Windows e Linux è diventato un argomento comune di discussione tra i loro utenti. L'ho preso! Oltre a Windows e Linux esistono inoltre anche altri sistemi operativi, sia liberi sia proprietari, cioè vediamo un po' tutti i vari sistemi operativi. Microsoft Windows Apple Otters. Vediamo Otters. Ok, perfetto. Vediamo. Apple Computer, Business Operating System, Geos. TRS-DOS, ROM OS. Guardate, è peggio di Spider-Man. Allora, qua... Peggio di Spider, poco. The Operating System. Mamma mia. Flex, Flex 9, Mini Flex. Guardate! No, così! Ma che coglione! Epic fail, ragazzi. Ma perché dovevi saltare dall'altra parte? Mica spiaccicarti, ci sono. Microsoft ha fatto Windows 1.0, ultime novità. Ah no, guarda, che bello! Ma perché stanno... Mi stanno cercando, neanche se lo sapevo. Ragazzi, io me ne vado. Oh, ma nessuno mi sta cagando qua dentro, sono solo io con il YouTube. Ma no, dai, voglio Windows 1.0. Casino, guardatemi quanto sono figo mentre ma fa casino. Windows 1.0 sembra quello di Nintendo DS, c'ha pure il giochino. Guardate, guardatemi mentre faccio figo. E si schianta. Diversamente versioni successive Windows 1.0 offriva multitasking limitato e l'applicazione MS-DOS esistenti. Si posta invece attenzione a creare un paradigma di interazione. Ma dai, cos'è che oh, tu, ciao. Porco Giuda, signore, non si fermi. Blocco note su Windows 1.0. Allora, aspetta. Aspetta, faccio vedere una cosa. La calcolatrice Windows 1.0. Madonna, complicatissima sta calcolatrice. Complicatissima sta calcolatrice. Non mi rada, prendi subito la macchina. Aspetta. No. Dovevo parlare. Voglio direi di vedere.
Windows 2.0. Allora, vi facciamo un... Ma cos'è, un poligono di tiro, roba del genere? No, no, è la mia scorta di macchine. Vedi che macchine che ho. Alcune abbastanza. Allora te le distruggo tutte. No, tanto non salviamo. Ah, appunto, so, la differenza fra Windows 1.0 e 2.0 è che hanno spostato l'orologio dall'alta sinistra in basso destra. Wow, che differenza. Osservate. Come Call of Duty, ragazze. Guardate, ragazzi, guardate, guardate. Ma con la centra Malfi. Mamma mia, signori, mamma mia. Windows 3. Ma che naso. Windows 3.1 è stata la prima versione della Microsoft. No, no. Con un volume di vendita elevato, yeah. Quindi il primo computer che hanno venduto. Ciao. Oh, qua iniziamo a vedere già un pochino Windows più parte sempre l'orologio che... Oh, va lo sfondo. Sfondo bellissimo. Buongiorno, signore, che cazzo. Voi dove dovete cercare. Benissimo, la stiro, tanto non me ne frega. Dio, fratello. Voi vi cercate Windows. Io. Vi cercate Windows 3.0, 1.0, eccetera, e vi divertite. Mi sono smontato la macchina. Buongiorno. Windows 95, quanti ricordi. Bellissimo era. Oddio, l'ho ucciso? Ah, sì. Come l'ho, come ho fatto a ucciderlo? Vabbè, il migliore è sempre stato. Io ce l'ho ancora. Ma ti pare come così guidi una macchina? Io ce l'ho ancora un Windows 98 e Windows 95 a caso. Hai anche il DOS proprio per questo. Sì, è vero, anche quello. Bello, Windows 95, ce l'avevamo a scuola, il Windows 95, era una figata. Vediamo Windows NT che non l'ho mai visto, forse. Ah, oh, sarà quello per tablet. Ma sembra Windows 8. Probabilmente è Windows 8. Ma infatti è Windows 8. Allora che cazzo, perché è Windows NT? È una famiglia di sistemi operativi proprio della Microsoft. Allora Windows NT 3.1 è pro, eh. Oh, infatti questa è Windows 8. Ma cambiano la macchina ogni 2 secondi, tipo. Ecco. Allora aspetta, adesso vai dritto e entra nei tuoi garage. Vedi che belle auto. Windows 2000, attenzione. Vabbè. Bellissimo. You never do this again. Pia! You are never spawn kill, ragazzi. Oh, scusate. No, 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 tu devi stare per... Oh, abbiamo fatto il meglio. Io adesso ti becco. Ti becco, Gesù. Ma guarda che t'amma... ma cosa fanno? Ma cosa vogliono fare questi, no? Perché sono delle bande. Ah, chi se ne frega, non ci ho messi. Le bande le metto solo usando. Allora, adesso... Ok, no, 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 le granate no, possibilmente no. Ok, questa. Pistoletta fastidio. Adesso vedi. Muori. Oddio, ne ho tipo 3000. Wow, abbiamo i sistemi operativi dell'Olivetta. Tu, muori. Sistemi operativi della Olivetti, ragazzi. Si levi, signore. Macchine da sto solo dando una possibilità di sopravvivere. Oh, cazzo. Ma se sono macchine da scrivere, sistemi operativi non esistenti realmente. Via, che devo cazzo? Entrare, devo entrare. Sistemi operativi immaginari, ma si assicuri del senso Wikipedia? No, dovete andare su un'enciclopedia, è lì che si trova. Però non so se ti fa entrare. Prova. M5, io no, sì, sistema operativo sono... Ah, guardate quanti minuti stelle. Siamo. Per favore. Troppi. Troppo. Dai, smettila, oh. Jacopo Mi, smettila. Anche lì. Mio Dio. Vabbè, parte l'auto che è un server. Mi prendo questa. No, siamo... quella, questa. Già in principio. Poi tutta cromata. Qua quanti minuti siamo, ragazzi? 13 minuti. Va bene, ti diciamo noi quando devi fermare. Yo, ma da fuck yeah, no, io sento musica sotto. Oddio, non mi riconoscono. C'è! Mamma mia, signori, adesso me la porto in montagna questa cosa e facciamo un giretto. Lasciamo stare. Oh no, allora scriviamo, aspettate, no, autovelo su enciclopedia. No, mi hanno avvistato. Porca se sei roba. Scemo. Oddio, ma fa la scia dico. Questa. Mamma mia, signori. Ah no, aspetta. Mi avete rovinato la macchina. Prego, Jacopo, mi tocca lei. Rosicone. Davvero. Mamma mia, signori. La macchina, dannazione! Mamma mia, signori! Non si raggiunge. Lo so. Ma lo gatto la macchina. Ma cosa sarebbe questa aura verde che si aggira qua? No, lascia stare. Perché cosa significa? Che se ci entri muori. No, vai. No, allora niente. Che se ci entri muori. Comunque cromate troppo bello. Le migliori sono cromate o nere. Ma no! Ma levati! Ma non sa guidare.
Levi dalle palle, signore. Comunque direi di leggere questa qua su. Leggi. Oh, ah, io leggi te. Sei te che no, leggi tu. No, leggi te. Leggi tu. Leggi te. E allora, signore, questo qua sarà il primo video. Vi lascio. Vi lascio dei regalini. Si se. Ben qualche problema con le. Addio, signore. Via da qui! Ci penso io, passami il cavo che ho smaletta. No, attenti, attenti! Ragazzi, c'è un casino! Ehi, ehi, sì, tu, ehi! No, cannato! Oh, guardate come... Oh, aspetta, e perché per fare... Buongiorno, signore! Com'è che faccio fare esplodere la cosa? Non puoi. Com'è che faccio fare esplodere la... No, se, penso che sai che sei troppo lontano. Ah, quando sono troppo lontano non può. Spariscono le sette al mondo. Bossi approva questo articolo. Il senatore è felice di aver tratto avanti nella lotta contro i Terrun. Quindi molto probabilmente lascerà in vita il tuo cane comprato nell'evento sì, in Terrogna. Sì. La nuova comunista. Terroni, non ci sono mia, paragoni. Mia, li prende tutti. Li fa il culetto. Prendetevi queste. Ah, Terrogna del Nord. Oddio. Ah no, aspetta, ma ti devo fare la foto. No, ma Terroni al Nord era fa danno. E secondo te? Mamma mia, li trolla. Comunque ragazzi, direi di rifare come avevamo fatto, forse aveva fatto, mi ricordo più, era dopo che. Sì, evitare. Girati! Ah, questa qua. Girati! Già fatta. Fa niente, è troppo bella. Già fatta. Io direi di parlare dell'appetito. No, quello che l'appetito viene mangiando. Oh, oh. Che battuta sì. Ma dai! Io gli ho zoppato una gamba quello lì, vai così. Ciao, scusa il disturbo, ancora tu, mi chiamo Tito. Lo so, vieni ogni volta che mangio qualcosa. L'appetito viene mangiando. Penosa. Veramente. La lingua italiana, italiana. Signori, voi non mi prenderete mai. Adesso facciamo un po' qualche maiale freddo? Ah sì, poi scaldare per favore, certamente. Madonna, wow, ma che backflip faccio io? Che backflip, che backflip, non so nemmeno di cosa sto parlando. Ah, ma... questa qua, vabbè. Oh, mi stanno già mitragliando. Genocidio di massa. 3 più 3 meno 3 per 3 più 3, Stefan Kaus. 3, aspetta, 3 più 3 meno 3 per 3 più 3. Oh cazzo, allora 3 più 3, 6. Poi? Meno 3. Meno 3 per 3. Meno 3 per 3, ok. 3. Ok. Ok. Finito. 12. 6 meno 9 più 3. Non credo che faccia 12. No, ma anche perché sono concentrato sul gioco, non è che posso tanto. Perché 3 per 3 si fa prima di tutto. 12. Ma vaffa. Ah, queste cose sono operazioni con i monomi, polinomi, con le... No, è una legge che impara. È una legge che imparate prima elementare. No. No, beh, non massimo seconda terza. Vabbè. Qualcuno si ricorda. Oh, mamma mia, signori, polinomi, sono, e polinomi. Sono invaso dalla. Guarda come li trollo, guarda, devo. Sì, ma guarda il muso della macchina, forse. Si è trasformato. E pazienza, signori, si deve. Era messo la macchina. Wow, che cazzo fai? Oddio, ma ti danno un colpo e ti ammazzano istantaneamente queste. Via dalle palle. Fanno come caro tutti, one shot, one kill. Oddio, cosa ho fatto? Mamma mia, signori! Mamma mia! Ok. Troppo. Ora ribuca la ruota! È vero, mi sono sempre chiesto. Ma cosa succede se digitiamo troll? No, cerchiamo... Cerchiamo cosa troviamo se scriviamo Tormaster Channel. Vediamo. Niente. Non esiste. È come il Molise. Cazzo. Ma... Mamma mia, ragazzi, qua sì che si chiama andare. Guardate. Mamma mia! Vabbè, attualmente abbiamo pagina di Facebook e non abbiamo. Vabbè, che non usiamo perché è l'unico. Ma mi sto facendo i vecchi. Oh. Ah, ok. Secondo me. Guardate ragazzi, oddio! Probabilmente... Oddio, mi sono impallato! Ah no. Prima o poi creiamo una nuova pagina Facebook. Sì. Poi siamo a posto. Perché Stefan Kaus non c'era tua amministrazione. Nuovi ultima puntata video, smetta caffè. Via dalle palle, signori.
Wow, mi arrivano tutti addosso. No. Oddio, guardate il muro! Sembra quello di una rana! Zero visualizzazioni. No, l'abbiamo fatto. Ah, beh, un sì. Allora. Lingua ma giallo, mi sa che fa un po' dobbiamo chiudere. PewDiePie si capisce ti sfrase, metti mi piace. È una bella ragazza, bellissima, fai tanti viaggi e poi fa. Quando è quella che ho scritto questo? Probabilmente l'aveva scritta sul fantasma. No, l'ho letta io, l'ho. Sì, ma non l'hai detta, l'hai scritta. L'ho scritta, sì, vabbè. E perché c'è sta bella gnocca qua? Perché è la sua ragazza. Ah. Soffri. Soffrite. Soffri. Forse non hanno capito che devono soffrire tutto schifo. Fregato. Eccoci qui con questo nuovo video. Mamma. Sì, no. Su YouTube. Perché sei tra il Master Channel con mamma? Perché è mamma qui in munizioni. Mamma mia, ho l'elicottero solo con. Hai capito? No, due elicotteri. Due elicotteri, pazienza, sono sopportabili due elicotteri. Mamma mia signori, dove siamo? Stiamo andando. Mamma mia, è talmente veloce che sto sulla montagna, mamma mia! Qua! Oddio! C'è la lince! Muori lince di merda! Non mi prenderete mai. No, tanto, ci hanno fottuto tutte le passo. E mai pure sbagliato il video. Chi è che si vuole iscrivere? Conferma iscrizione un cazzo. Iscriviti a Ferry Zone. Vabbè, fa. Li ho presi, no? No! Anim sono Master Channel. Porca troia, mi stavano seccando. Ma scusa, fai anche vedere una cosa. Mi sa ragazzi che poi dobbiamo chiudere. Infatti. Quanto siamo? Chiudiamo. Ma non era tutto. No. Oddio, cosa sotto? Vabbè, finiamo. Facciamo 25. No. Ah sì, quando schiatti che succedeva molto questo. Sto. Oh. Canch. Oh. Canch. Oh, via. YOLO. Oddio, ma perché ha lasciato. Ma brucia l'inferno. Mi rompete i fatti. Vabbè ragazzi, bella Giulia Wolf e da Stefan Chaos e da Giulio Jacopo Vite Impazzito. Ok, ciao.